mi trovo in una sorta di foresta, ma perché ho deciso di iniziare quel viaggio e... Mamma? Una casa? Come se... Delle case? Belle! Che cos'è questo? Sembrerebbe essere un villaggio. Uno strano villaggio. Sembrerebbe non esserci nessuno. E da quel che riesco a capire, cioè penso che questa sia una casa in più che abbiano messo. Beh, me ne potrei appropriare io. Sì, però loro non lo devono sapere, quindi non farò nessun rumore. Nessun rumore. Speriamo che non mi vedano e... vabbè, io vado a casa mia. Penso che sono tornati, meglio se non mi faccia vedere. Meglio se non mi faccia vedere. Speriamo che non mi vedano. Se mi vedono. Se mi scoprono, sarò un Eren fake morto. Loro rimarrò qui, tanto c'è tutto il necessario. C'è una crafting, c'è una cesta con... Ehi, aspetta, vediamo se mi faccio qualcosa. Nulla. Gli strani oggetti che me li sono portati, però penso... Cioè, li ho trovati in una cesta, quindi... Una cesta qua vicino nella foresta, quindi... Meglio se li vado a rimettere lì dentro, sì. Però mi vedranno. Idea. Libro tutti. In questa cesta, sì, in questa cesta. Poi magari in futuro glieli riconsegnerò al proprietario, se mai ce ne fosse uno. Il proprietario, ovviamente. Anche se non penso, però probabilmente sì. Cioè, ho trovato tutta sta roba in una cassa con sopra scritto non aprire in un cartello. Vabbè, rimango qui nella mia casa rubata e aspettiamo che se ne vadano, così che posso andare in esplorazione. Torniamo a casa mia che è finalmente completa. E aspetta un attimo! Mi sono dimenticato di fare una cosa. E ciao tutti ragazzi, benvenuti su un nuovo video. Oggi siamo ritornati nella LOLcraft. Quest'oggi sono stranamente da solo perché Ender è rimasto bloccato. Cioè, Ender è rimasto in giro da quello che mi ha scritto un messaggio sul mio telefono che sta in una cesta dentro il laboratorio. Mi aveva scritto che aveva trovato il tempio sommerso sottomarino e mi aveva lasciato. E mentre nulla è rimasto nel nether. Quindi penso che ora andrò a dormire nella mia casa completa. Quindi andiamo. Che cosa sta succedendo? Cosa? Uff. Beh, se non ci sono più. Che cosa sta succedendo qua? Oh no, ci ha visto, penso. Wolfie? Waffle? Che ci fate voi due qui? Io speravo che non ci trovavi. Uff, chi ti ha dato il permesso di venire? Non abbiamo ancora completato il nostro esperimento. Che c'è dentro questa cesta? Fammi vedere. Nulla, e te l'ho detto, non abbiamo ancora completato l'esperimento. Ma che ci fate sotto casa mia? Da quanto tempo state qui? Wolfie? Forse tanto, forse poco. Wolfie, ma comunque, dove sei stato in tutto questo tempo? Me lo vuoi dire? Me lo volete dire? Soprattutto, chi sono questi due pappagalli? Ah, quelli sono Giampiero, Gian Giorgio e Gian Ciarlo. Vabbè, ragazzi, io se non vi dispiace andrei a dormire. Quindi... Ciao, ciao.
Vedete di completare il progetto entro stanotte, cioè entro domani mattina, e soprattutto cancellate queste strane linee. Ok? Ok. Mi hanno seguito anche qua, ma è mai possibile che mi seguano comunque quei due? E stavolta ho sopportato pure altri tre tipi, altri tre, due, tre pappagalli, tipo. Ah, siete stati bravi, avete tolto le luci. Sì, abbiamo anche finito l'esperimento. Davvero? Oh, fatemi vedere, fatemi vedere. Da quello che mi hanno detto loro prima, qui sotto, qui in questo angolo con la cara, me lo rimane totalmente. Meno, sei pronto per cosa c'è dentro? Ciao, sei pronto? Sì che sono pronto, sì che sono pronto. Hai detto? Questa che cos'è? Perché le entra? Questa è la tua tuta da supereroe. La mia tuta da supereroe? Che cosa stai dicendo, Wolfie? Tu, d'ora in poi, sarai Super L1. Cosa? Un supereroe? Io? Ah, stai scherzando, vero Wolfie? Guarda che è più serio di quanto pensi. Qui vicino ci sono alcuni villaggi e addirittura una città dove... Lo sai, vero che domani inizia la scuola? Sì, lo so, ma che c'entra questo? Cioè che tra qualche giorno inizia la scuola? Sì, sì, sì. Perché hai detto domani, boh, poi? Boh, boh, boh. Vabbè. E qualcuno è già iniziato? Bene, in quella città c'è una scuola. Cosa? No. Quindi qui vicino c'è una scuola, quindi dovrei andare a scuola. Sì, e vuoi sapere come si chiama la scuola? Come? Baldi's Schoolhouse. Cosa? Oh, la Baldi's Schoolhouse. Vabbè, e quindi questo... Vabbè, in quella città c'è un tizio chiamato Enderman. Enderman. Ne ho sentito parlare. Ne stavano parlando nulla Ender Game. Ne stavano parlando nulla Ender. Che strano, mi ricorda qualcosa, non so bene cosa. Non so definirti bene cosa. Non lo so. Wolfie, non rispondimi, tu lo sai, soprattutto perché qui c'è una strana gabbia. Oh, quella era la gabbia dove mettono i miei croccantini. Vabbè, comunque... Sì, è vero. Va bene. Però meglio se per ora la lascio qui, la tuta la utilizzerò solo... meglio... Lui agisce la notte, no? Come tutti quanti. Sì, tutti agiscono la notte. Bene, anch'io solo la notte... Mi vestirò così e lo andrò a fermare alla vicina città. Grazie Wolfie, grazie, grazie. Prego, prego. Ah, però grazie della tuta da superatore, non per essere venuto qua. E soprattutto grazie per aver rimosso quelle strane luci strane. Quali luci strane? Oh, andiamo, quelle che provenivano da fuori, che avete causato voi con gli esperimenti. Noi? Io non abbiamo causato nessuna luce. Strano, quindi è come se ci fosse qualcuno qui con me. Come se ci fosse qualcun altro. Va bene, Wolfie. Andrò io, non ti preoccupare, andaterò. Andrò io, non ti preoccupare. Ok, sì, non mi preoccupo. Chi si preoccupa per te? Wolfie la prendo come una presa. Non stai scherzando. Cioè, no, ragazzi, non me lo riesco a spiegare. Qui c'erano delle luci. Come se ci fosse qualcun altro qui. Forse mi ha sentito. Eh? Senti una voce? Che cosa succede qui? Oh, mi sto per scoprire, mi ha scoperto. Eh? Cosa? Chi c'è? Non so se avvicinarmi, ma... Oh, al diavolo, sì, avviciniamoci. Chi c'è qua? Ah! E tu chi sei? Io sono Eren Fake e... Sì, bene, non mi interessa chi sei, mi interessa solamente sapere
Perché hai messo quelle luci strane provenienti che mi disturbavano nel laboratorio? Cioè, io ho messo le luci strane. Ma sai con chi stai parlando? Chiunque tu sia, stai parlando con Eren Fake. Sì, chi se ne frega che sei Eren Fake, Eren Fake. Io... mi hai disturbato con quelle luci. Ma quali luci? Io non ho messo nessuna luce. Non ho messo nessuna luce da nessun punto. Quindi, aspetta un attimo, da quello che stai facendo capire. Tu non hai messo le luci. Proprio questo, sì, è quello che intendo. Proprio questo che intendo. E ci siamo solo io e te in questo mondo. Quindi l'unica spiegazione logica è che sì, non siano stati. Forse ho sentito dei. Sento degli strani rumori di cinguetti, abbaiamenti, miagoli e altre cose. Sì, è il mio cane pazzo, ma. Cosa? No, niente. Non sono stati loro. E allora, questo che cosa vuol dire? Penso che lo scopriremo prossimamente. Dopo andiamo a vedere Eren Fake. Ok, chiunque tu sia. Tutto secondo i piani. Tranne un piccolo particolare. Il fatto che Eren Fake abbia incontrato Lollo Sonno. Cioè, loro, cioè, praticamente, ora sono in due contro di me, che sono uno solo. Anzi, in... aspetta, sono anche altri due qua, quindi siamo a quattro. Sì, siamo a quattro e... più quello lì che è finito in prigione perché... ha sparato a un passante pensando che fossi io, haha. Era quell'Evil, quello là a cui rubai la Netherstar. La tengo ancora conservata in casa mia. Vabbè, penso che sia il momento di mandare... Ekafner, vieni! Che vuoi, Elim? Mi stavo riparando qua da questo spettacolo, no? Lo sai, nel mio mondo... si vedono certe cose. E tu lo sai benissimo perché tu sei del mio mondo. Siamo gli unici in questo mondo qua. Che contro quei quattro tizi che vivono in quella città e adesso mi potrebbero vedere. Però stanno... cioè, a quei tre tizi, però visto che ora Eren si è unito a loro, beh... tutto complicato un po'. Vabbè, comunque, poi non siamo soli. Ricordati che ci sono anche Gianfranco e Kestory. Non per deluderti, Ellim. Ekaf, ma che vuoi, Ellim? Gianfranco si è unito a loro e li ha aiutati. Poi c'è anche Uganda Knuckles che sta cercando la sua mille. E cosa? Perché stanno cercando Lollo Smil? Che cosa ha fatto? Sta qui in questa città? Sì, ma era sparito, tutta una cosa complicata. Tu sei nuovo qua in questo posto. Sì, sono nuovo e stanno succedendo strane cose. E Kestory sta dentro quella montagna a lavorare sul progetto delle luci a caso. Ah, allora è lui. E quindi a che cosa servirebbe? Beh, è ovvio, è tutto un metodo per distrarre, cioè, è tutto un metodo per distrarlo, per distrarli e fare tutto quello che dobbiamo fare. Geniale, Ellim, sei un genio, veramente. Sì, grazie, Ekaf, non c'era bisogno che me lo dicevi.